fratelli nel episcopato, carissimi fratelli nel sacerdozio ordinato e in modo particolare voi che oggi raggiungete traguardi assai significativi. Cinque tra noi celebrano i 70 anni di ordinazione episcopale, un buon numero i 65, ben 36 celebrano i 60 anni, 38 i 50 anni e 38 i 25 anni, si vede già la linea cadente. Salutiamo anche di cuore i nostri diaconi qui presenti che fra un mese, a Dio piacendo, entreranno a pieno titolo nel nostro presbiterio diocesano e il nostro saluto cordiale nel Signore va a tutti i fratelli e le sorelle battezzati che sono in mezzo a noi. Nessuno di noi può restare indifferente al grande invito di Paolo. Siate sempre lieti. Non c'è uomo su questa terra che non aspiri a questo, indipendentemente da tutti i ragionamenti che può fare sul senso della vita e al di là delle sue eventuali paturnie nichiliste. Ma l'esortazione paolina è accompagnata da tre indicazioni concrete che la rendono possibile, perché nessuno può darsi da sé la gioia, la letizia. La prima è: pregate ininterrottamente. Questo significa che anche nell'azione bisogna portare l'atteggiamento di preghiera. Ecco perché aggiunge Paolo: in ogni cosa rendete grazie. E infine, vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono. Da dove scaturiscono questi atteggiamenti che conducono a una letizia duratura? Siate sempre lieti. Prima di tutto dal riconoscere Cristo vivo, per la potenza del suo Spirito presente in mezzo a noi contemporaneo come Salvatore all'uomo di ogni tempo e di ogni spazio. Riconoscere la presenza del risorto, come domanderemo nella preghiera dopo la comunione, il dono della vera fede, diremo, ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo. Il Cardinal Giovanni Colombo, che stiamo celebrando in quest'anno a lui dedicato, in una breve omelia per una ordinazione di accoliti nel 73, disse: la fede nella risurrezione è una grande, consolante fede, ma poi aggiunge, che se noi traduciamo in comportamento, perché questo è il nostro problema, far passare nell'azione, nella carità pastorale, la fede come criterio di vita. Se noi traduciamo in comportamento, in quotidiana realtà vissuta, ci fa sentire quello che il Signore ci ha detto prima di partire dalla scena visibile del nostro mondo: non vi lascio orfani, io sono con voi ogni giorno, quindi anche qui ed ora, fino alla fine del mondo. Ma acutamente aggiunge il Cardinale, questa fede nel risorto deve essere una spiritualità di comunione. Deve essere una spiritualità di comunione. Quindi gli atteggiamenti che conducono alla letizia vengono anzitutto da questo riconoscimento integrale del risorto in mezzo a noi. In secondo luogo, essi provengono anche dalla nostra gratitudine per le opere che il risorto,
per la potenza dello Spirito, compie nella nostra vita e nella vita del nostro popolo, del popolo di Dio. Si possono toccare con mano tutte le volte che si visitano le nostre parrocchie, nei brevi scambi che si hanno all'inizio, al termine della messa, quanta fede, quante opere meravigliose, quanti mirabilia Dei nel nostro popolo che talora noi fatichiamo indaffarati a riconoscere. Ma oggi è a tema una delle opere più grandi che la potenza dello Spirito ha realizzato tra noi, e cioè la nostra vocazione al sacerdozio. Il Signore, abbiamo detto all'inizio dell'assemblea liturgica, ci ha donato di consacrarci pienamente al suo servizio. La Chiesa ci educa ogni giorno ad approfondire questa posizione del cuore che giunga fino al giudizio. Il cristiano vive di un giudizio commosso, è colpito e ogni volta provocato dal tu del risorto, che lo chiama, e trasforma questo tu in un criterio, in un giudizio sulla sua vita, su tutti gli atti che deve compiere in una determinata giornata. Ce lo ha ricordato oggi il Magnificat che recitiamo tutti i giorni. Il mio spirito esulta in Dio. Ecco il punto culminante della letizia, che può essere sommessa e discreta, ma che in certi momenti, quando uno constata l'opera del Signore in lui, giunge ad esaltazione. Perché? Perché grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Riconoscere con umiltà che nonostante i nostri limiti, i nostri peccati, le nostre fatiche, contraddizioni, i mali che ci toccano, siamo riempiti per la grazia del Signore di grandi cose. E guardando alla nostra biografia e guardando alla storia della nostra Chiesa, li possiamo toccare con mano e trarne motivo di letizia e di esultanza. Quindi, celebrando anniversari così importanti di ordinazione, la letizia si fa grande e la nostra gratitudine si fa piena per il contributo decisivo che questi nostri sacerdoti e noi tutti stanno dando all'edificazione della Chiesa di Dio oggi, secondo la grande lettura dei padri e della tradizione, ben vivificata nel brano dell'Apocalisse. La nostra vita di sacerdoti è l'essere presi a servizio della maternità della Chiesa. La Chiesa genera uomini e donne che, incontrando per il battesimo e per la fede Gesù, possono conoscerlo ed amarlo e vivere così una vita piena che conduca alla riuscita, alla santità e li faccia essere credenti autentici e propositivi, testimoni convincenti e, con le debite distinzioni, cittadini costruttivi. Questa è la coscienza con cui la grande tradizione della Chiesa ha sempre considerato il dono del ministero sacerdotale. Ce lo ricorda con una importantissima affermazione Agostino: se la Madre Chiesa desidera qualche opera vostra, non anteponete la vostra quiete alla necessità della Chiesa. E noi sappiamo bene che il nostro clero è assai zelante e che non antepone di norma la quiete alla necessità della Chiesa.
ma è importante ed interessante l'aggiunta che il vescovo di Ippona fa. Infatti, se nessuno che ne è capace volesse servirla mentre partorisce, se non si fosse chi è disposto a servirla mentre la Chiesa partorisce, allora voi non trovereste come nascere. Non c'è lode più potente del sacerdozio ordinato, ministeriale. Aiutiamo la Chiesa a far nascere i cristiani, gli uomini nuovi che offrono la loro vita per il bene dei fratelli. Chiediamo a Maria che interceda ogni giorno per noi, perché questa coscienza della dignità del nostro presbiterio cresca ogni giorno di più a beneficio di noi, del popolo di Dio che ci è affidato e del nostro fratello uomo. Amen.